Ciao a tutti ragazzi da Zcaston e bentornati a Il Trono del Re. Questo è il secondo episodio. Innanzitutto grazie, grazie mille per l'accoglienza meravigliosa che avete dato al primo episodio. È stata una cosa veramente bella e anche un po' inaspettata e mi ha dato nuova energia per poter portare avanti questa cosa e parlarvi ancora e ancora di fumetti. Fin dai tempi più antichi, il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni, troni di spade, troni vuoti. Troni senza paragoni, fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga, per leggere i fumetti. Come vedete, mi sono premunito con un po' di gadget per entrare un po' nell'atmosfera, perché il popolo nel precedente episodio ha deciso e vuole sentir parlare di Batman Cappuccio Rosso. Quindi non perdiamo tempo e andiamo a bomba sul fumetto. Partiamo col dire che è una serie in tre numeri di Judd Winnick con i disegni di Doug Mank e di Shane Davis. Un momento particolarmente difficile per il Cavaliere Oscuro, perché Tim Drake, il terzo Robin, se n'è andato e momentaneamente Batman ha concesso a Stephanie Brown, a.k.a. Spoiler, una giovane supereroina, di indossare i panni di Robin. Purtroppo non era sufficientemente preparata e perde la vita in un combattimento. Ennesimo lutto che colpisce la Bat-famiglia. Un fatto di una gravità assoluta se pensate a quello che è successo al secondo Robin, Jason Todd. Consideriamo anche che Barbara Gordon, Oracle, a fronte di tutto questo non ce la fa andare avanti. Dick Grayson, Nightwing, è a Bloodhaven e Dick Grayson aveva una relazione con Barbara Gordon. Lei non riesce più a barcamenarsi tra Batman e le Birds of Prey, quindi Black Canary, cacciatrice, e non riesce più a sostenere il peso di questa cosa e anche lei lascia. Si ritrova improvvisamente senza Robin, senza Oracle e con un lutto pesantissimo da affrontare. Cavaliere Oscuro è completamente da solo. Ed è da solo in un momento molto molto brutto, perché Maschera Nera, ovvero il vero gangster insieme al Pinguino, forse è l'unico ad avere questa attitudine, è diventato il signore del crimine di Gotham City. Ma cosa succede? Succede che improvvisamente nella caccia a Maschera Nera un antichissimo nemico del Cavaliere Oscuro, che arriva direttamente dal passato del Cavaliere Oscuro, torna a farsi vedere e appare improvvisamente attaccando furiosamente Batman. Ed è Cappuccio Rosso. Questo villain l'abbiamo conosciuto su The Killing Joke di Alan Moore. È stato praticamente il primo nemico che ha trovato Batman. Lo scontro è violentissimo. I disegni veramente sono favolosi e rendono giustizia al dinamismo della battaglia. In un colpo particolarmente ben assestato, Cappuccio Rosso riesce addirittura a smascherare Batman. Bruce Wayne è costretto a mostrare il suo volto, ma non è finita, perché Cappuccio Rosso toglie la sua maschera e si rivela a Batman. Quindi Batman conosce Cappuccio Rosso. I successivi capitoli saranno tutti dei flashback che racconteranno come siamo arrivati a questo punto, cosa è successo prima. Ecco, questo è il motivo per cui dovreste voler leggere questa bellissima trilogia, perché oltre a reintrodurre dei personaggi molto importanti in tutto il Bat Universe, questo fumetto mostra Batman in una condizione di fallimento pesantissima. Batman sente il peso di aver perso Stephanie Brown, spoiler, sente il peso di aver allontanato i membri della propria famiglia. L'unico che gli sta vicino in qualche maniera è Alfred, è un po' Nightwing, che però è distante, ha subito un gravissimo infortunio. La cosa che è veramente importante è che Batman si ritrova faccia a faccia con Maschera Nera da un lato, signore del crimine, e Cappuccio Rosso dall'altro, che è un criminale, ma in realtà ha lo stesso identico scopo di Batman, cioè distruggere la società criminale di Gotham City. Solo che Batman ha una regola: non uccidere, mai oltrepassare quella linea. Cappuccio Rosso questo problema non se lo pone minimamente. A un certo punto riesce a intercettare dei carichi importantissimi di Maschera Nera, che sta trafficando addirittura della criptonite. Contatta spudoratamente Maschera Nera e gli dice: sai chi sono e sai quello che ho, vogliamo trattare? A quel punto Maschera Nera, da buon gangster, fa una sfuriata incredibile, cerca di capire se appunto riuscirà a trattare oppure no. Il suo assistente gli dice: cosa? Ma tu vuoi parlare con questo? Questo è un pazzo!
E lui gli fa: no, non è un pazzo. Se fosse un pazzo prenderebbe tutta quella criptonite, ci si farebbe un'armatura e andrebbe a combattere a Metropolis. Questo non è un pazzo, questo sa il fatto suo. Lo scontro che vedrà Batman insieme a Nightwing affrontare il droide Amaso è stupendo perché ha una dinamicità, una contrapposizione tra l'oscurità profonda di Batman e lo spirito solare, lo spirito sempre comunque scanzonato di Dick Grayson. E questo gli farà sentire ancora di più il peso della perdita di Jason Todd e di Stephanie Brown. I personaggi si sprecano in questo fumetto perché troveremo molte guest star. Troveremo Superman, troveremo Oliver Queen, troveremo Nightwing, come vi ho detto, troveremo anche altri villain molto conosciuti dell'universo di Batman. Io vorrei solo dirvi che a un certo punto sarete veramente partecipi del dolore di Batman e questa meravigliosa copertina, la citazione dice già tutto veramente. Guardate, sembra la pietà, sembra. Allora, ragazzi, questo è Batman Cappuccio Rosso, sono tre numeri, dovreste reperirli senza troppe difficoltà, è abbastanza recente perché è un fumetto di circa una decina d'anni fa. Il video, ovviamente, oltre a lasciare un like sulla pagina Zetone Zet Castle che vedete qui e a condividere il video con tutti i vostri amici, vi invito a leggere queste bombe nucleari. Veramente, guardate, ragazzi, Alan Moore, Grant Morrison, Straczynski, Mark Millar, tante sono le superstar del fumetto, ma Judd Winnick qui ha creato veramente una bomba atomica per dialoghi e per trama. Allora ragazzi, abbiamo cominciato con il mondo Marvel, Civil War, siamo passati poi nel secondo episodio con il mondo DC, Batman, che è il mio personaggio preferito. Per la prossima puntata vorrei farvi ritornare a bomba nel mondo Marvel e per questo ho due scelte meravigliose, due classici. Il primo è il volume di Barry Windsor Smith, Wolverine Arma X. Siamo in area di X-Men, è appena uscito X-Men Apocalypse, giusto? E questo volume saprete come Wolverine Logan ha ottenuto l'adamantio nelle proprie ossa. La seconda scelta invece che vi propongo è di forse uno degli autori più bravi al mondo, Frank Miller, insieme a David Mazzucchelli, Devil Rinascita. So che vi piace un casino la serie di Daredevil di Netflix, questo volume è pazzesco. Wolverine Arma X, Devil Rinascita. Naturalmente metterò un commento con entrambe le scelte sotto questo video, chi riceverà più like e più commenti diventerà il topic della nuova puntata di Il Trono del Re. Ragazzi, mettete un like, condividete e ci vediamo alla prossima. Buona lettura e ciao da Zed Castle!